Ciao, benvenuto sul canale. Io sono Irene, infermiera in ambito pediatrico, consulente per allattamento e baby wearing, ma soprattutto sono una mamma. Ciao, bentornati sul canale. Oggi parliamo dello swaddle. Prima di farti vedere in pratica come farlo, spendo giusto due parole, giuro, velocissime per spiegarti che cos'è. Lo swaddle fondamentalmente significa contenere il bambino, aiuta il bambino a evitare quel riflesso naturale che il neonato ha, che è il riflesso di Moro, per cui sentendo il vuoto agita le mani in questo modo e fondamentalmente ha paura, si spaventa. Questo perché? Perché all'interno del grembo materno ovviamente il vuoto non esiste, anche quello che non è il contatto con la parete uterina è acqua, quindi ha un peso diverso rispetto all'aria. Il neonato non è abituato a sentire proprio la sensazione, diciamo, di libertà sulla pelle, non è qualcosa che per lui è naturale e lo spaventa moltissimo. Quando può essere utilizzato lo swaddle? Al di là che l'ideale è il baby wearing, come penso che ormai avrai capito seguendo il mio canale, lo swaddle però ci permette in quei momenti in cui decidiamo, barra abbiamo bisogno di mettere giù il bambino e non tenercelo addosso, contenere questo riflesso e magari evitare che il bambino si svegli proprio dopo 10 minuti. Riesce a magari a fare anche solo un primo ciclo di sonno perché è avvolto e questo ovviamente gli dona sicurezza. Non è una ricetta magica, deve essere chiaro, il bambino richiede il contatto per altri motivi anche, non è solo una questione di contenimento, ma è una questione di contatto con la mamma, di rassicurazione, eccetera. Quindi non prendiamo lo swaddle come il metodo che ci farà lasciare giù i bambini, perché non è naturale lasciarli giù. Per loro la natura prevede che stiano appiccicati alla mamma soprattutto, ma almeno a qualcuno di umano, ok? Detto questo, però, potrebbe essere utile in alcuni momenti e anche i bambini che stanno giù, diciamo, volentieri, secondo me è importante comunque dargli il contenimento proprio per un po' riportarli nella pancia. Cosa ci serve, a parte il bambino ovviamente? Un telino, io uso questo qua, è mussola di cotone, potete usare anche una copertina, in base alla stagione ne usate una un pochino più pesante oppure più leggera. Diciamo che col telino di mussola di cotone andate sul sicuro, perché appunto è leggero, è molto morbido e ci dà giusto il contenimento, non sovra scalda il bambino, quindi non rischiamo di alterare la sua temperatura corporea. Se è inverno, tutina anche di ciniglia, mussola di cotone e poi piuttosto ci appoggio sopra un pochino una copertina, per dire, di pile, eccetera. Bando al ciance, vediamo come fare. Allora, nel mio caso il telino era rettangolare, quindi ho, diciamo, piegato una parte, che è questa qua ovviamente che vedete più spessa, in modo da renderlo quadrato. La punta va in corrispondenza della testa, perché se io avvolgo il mio bambino ma non lascio dietro al capo un tessuto, sentirà lo sbalzo termico fondamentalmente nel momento in cui lo appoggio, e questo potrebbe essere motivo per cui non riusciamo poi appunto ad avere la soddisfazione dello swaddle. Metto il mio bimbo ovviamente steso a pancia in giù, prendo il primo lembo, lo passo sotto la spalla in questo modo. È importante non andare a creare troppa tensione però sulle gambe, perché altrimenti non favoriamo un giusto sviluppo delle anche, quindi qua deve essere comunque morbido, il bambino deve poter piegare le gambine. Prendo l'altro angolo, lo rabbocco sotto in questo modo. Una volta che le gambe sono piegate, o comunque le tiene sicuramente un po' più contenute rispetto al bambolotto, posso mettere dietro questa parte qua, in modo che comunque qua rimanga sempre un buon gioco. Nel momento in cui vado ad appoggiarlo, oppure posso praticare lo swaddle prima di allattare, ok? In modo che nel momento in cui allatterò il mio bambino, come vedete, la testa rimane coperta, non c'è escursione termica tra testa e corpo, finisco di allattare, prendo, lo metto giù
In questo modo il bambino non sentirà la differenza di temperatura e sarà portato a dormire meglio.